Buon pomeriggio, benvenuti sul campo 1, il mitico campo 1 dell'Acquacetosa. Inizia oggi il campionato, la stagione 2015-2016 dell'Eccellenza e inizia con il derby. Lazio Fiamme Oro, qui al mio fianco due protagonisti della Lazio, chi prima, chi dopo e chi è passato dall'altra parte, perché qui Vincenzo Ventricelli, che voi per anni avete visto in campo con la maglia numero 6 o maglia numero 7, adesso è il direttore di questa squadra. Sì, team manager, diciamo, un po' pluriruolo e insomma anche diverse mansioni, quindi insomma è un'esperienza bella, difficile, molto più semplice giocare che fare il dirigente ovviamente, e però è anche avvincente perché è una novità, insomma una nuova sfida, sì, capitano in campo, ora capitano fuori dal campo, sempre difficile. Sì sì, è sempre difficile, però è sempre bello accettare le sfide, insomma, e poi affrontarle come si deve, insomma, con una certa voglia, con una certa capacità di affrontarle, questo. Una certa grinta che ti distingueva grazie, anche sì, in campo. E qui c'è un ex, però sempre innamorato della Lazio, come vediamo, Oliviero Fabiani, alle zebre, agli emergenti, insomma, un trampolino di lancio per qualcosa di più, possiamo dire. Speriamo, non parliamo, no, ancora presto, cerchiamo prima di giocare e giocare bene a Parma e poi vedremo quello che succede. Cederà. Oggi qui da tifoso, però. Da tifoso, sì, tifoso numero uno. Sono tornato a casa per il weekend, sono venuto subito dai miei amici a vedere l'allenamento e oggi siamo qua sotto il diluvio per vedere questo derby. Però della Lazio, insomma, si inizia oggi con un derby e la squadra è cambiata molto, anche perché non ci sei più te, non c'è più Claudio Mannucci, non ci sono giocatori come Nathan, insomma, alcuni pezzi pregiati di questa squadra sono andati via, c'è un nuovo corso. Sì, la squadra è cambiata molto, un po' i vecchi hanno smesso, hanno ceduto il passo alle giovani leve. Io ho smesso, era in programma ormai già da 2 anni, alla fine ho preso la decisione e basta. Su Claudio ancora c'è un punto interrogativo, vabbè, questo è una cosa di mistero. Sì, mistero. Che lui ancora, insomma, ci sta lavorando, ecco, per dire, insomma, per averlo ancora un po' in campo. Noi speriamo tutti, sempre, da tifosi, di rivederlo in campo, vero? Sì, devo dire che non vederlo qua oggi è strano. Mi fa strano vedere la prima partita della Lazio senza Claudio, però sono sicuro che Vincenzo riuscirà a convincerlo. Prima o poi ci riesco, anche perché oggi purtroppo non poteva venire, ma aveva un impegno che non poteva rimandare, quindi sicuramente dalle prossime sarà qua a bordo campo a vederci. Senti, di questi ragazzi chi dobbiamo tenere d'occhio? Anche perché c'è un nuovo allenatore, Carlo Pratichetti, che conosciamo bene, uno dei personaggi storici del rugby romano, una squadra, come diciamo, giovane. Sì, una squadra giovane e rinnovata, e i ragazzi che sono rimasti, diciamo, dall'anno scorso ormai sono della Lazio, sono nati qui, quindi hanno cominciato a prendersi le loro responsabilità e si sono impegnati molto e li ho visti già proprio con uno spirito diverso, proprio da quello da essere protagonisti, per essere protagonisti in una stagione sicuramente difficile. Quelli nuovi che ci hanno raggiunto sono tutti ragazzi di belle speranze, si sono allenati tantissimo, tutto il gruppo si è allenato tantissimo, con grande impegno, molta serietà, molta concentrazione, e quello ci lascia sperare in una stagione perlomeno dove ci sia combattimento, voglia e impegno, quindi sotto questo profilo siamo molto contenti. I ragazzi, l'obiettivo è consolidare la posizione dello scorso anno? Consolidare, sì, diciamo che a me piace avere degli obiettivi alti, quindi spero che la squadra questo lo recepisca, insomma, da parte mia, anche da parte della società, e vorremmo rimanere il più possibile agganciati alla classifica che conta, insomma, però questo dipenderà poi da quello che riescono a esprimere loro sul campo, sì. Fiamme Oro invece, che cerca di fare un campionato a un'altra velocità, fra le 4 squadre finalisti dello scorso anno, insomma, le ambizioni sono tutt'altre. Beh sì, sicuramente le Fiamme Oro lo scorso anno hanno disputato una grande stagione, sono riusciti ad arrivare in semifinale, poi lì hanno dovuto cedere di fronte a Rovigo. Quest'anno anche loro hanno rinnovato anche la rosa, hanno un nuovo allenatore come Eugenio Genio, che io e Vincenzo conosciamo molto bene. Un ex della Lazio che ha allenato qui per tanti 2007. Anni, esatto, l'anno prima della promozione. E sì, secondo me sarà una partita dura, specialmente oggi per i ragazzi, e come diceva Vincenzo sono ragazzi di buone speranze ma giovani, e quindi subito una battaglia dal primo giorno proprio. Ed è subito derby, fra pochissimo, calcio d'inizio.